per il giudiziario nominato, eccetera, nell'esercizio ristorante il 900, siete piace con valutazione 43 o in presenza dei signori creditori, tutti impiegati nell'esercizio, e cioè il primo cameriere, il cuoco, il custode, il secondo cameriere, il barista e la guardarobiera, procediamo all'inventario delle attività del qui presente Spinelli Cavalier Benedetto, fallito. Nella prima stanza trovasi. Oh, dunque, vediamo un po'. Una statua. Ah, un nudo 900, fantasia. Ah. Al tempo, questo oggetto non va compreso nell'inventario perché non è mio, è di mia zia. Al tempo? La statua di vostra zia, l'orologio di vostro cognato, la macchina del caffè di vostro nipote, io voglio sapere a noi creditori cosa legge. Silenzio! O sono obbligato a sospendere. È permesso? Il proprietario, per favore. Sono io. Perché? Che cosa c'è? Insomma, sospetti. Io non voglio gli isterismi. Isterismi? Ma con chi credete di parlare? Con la guardarobiera. No, perché mi vedete vestita così, ma io sono una grande attrice, come non ve ne sono più al giorno d'oggi. A Venezia, alla Fenice, nella Francesca di D'Annunzio, ho ricevuto 10 corbei di rose, 10. Sì, va bene, ma insomma, questa statua la marchiamo o no? Sì, la marchiamo. Ma cosa c'entrate voi? Come cosa c'entro? Io sono il barista. E con questo? Mi ha portato via anche le mance. Ma tempo, un momento. Prego di sospendere. Sospendere? Perché? Perché pago? Paga Giovanni. Ma scusa, se siete in stato fallimentare, appunto perché non avete da pagare. Io adesso pago? Pago tutti fino all'ultimo centesimo. Prego i miei creditori di attendere. No, non mi allontano dalla mia parola di gentiluomo. Una persona mi cerca di là. Prego. Volete un sigaro? Gustoso, delizioso, profumato. È un sigaro Perotti. Grazie. Allora, signor direttore, facciamo pubblicare? Sì, che Mr. Perotti ha creato questo stabilimento per girare il film della propria vita. Mr. Perotti darebbe tutta la sua ricchezza per rivedere il sorriso di una fanciulla che non è più. Da questo film i giovani di oggi, purtroppo così materialisti, impareranno a non ripetere il suo sbaglio, perché il denaro è nulla se non c'è l'amore. Bravo. Grazie. Presento i capi tecnici della Perotti Film. Il maestro delle luci, il capo truccatore, il regista, il capo operatore. Ed ora un poco di musica per l'atmosfera. Il vecchio non mi sembra tanto persuaso. Non dimentichiamo che noi ci siamo prestati a questa pagliacciata per riavere i nostri quattrini, Ma domani ogni giorno, nel suo castello di Miramare, in una sala appositamente adibita a cinematografo privato, Mr. Perotti vedrà rinascere sullo schermo la propria giovinezza. Miracoli della civiltà moderna. È un film fisiologico. Prego. Ed ora abbiamo l'onore di iniziare la lavorazione con la famosa scena dell'addio. Sì, io la scena la vedo così. Un momento, Cosa fate? Sì, con questo caso. Operatore si nasce, non si diventa. Ma io voglio diventare. E non lo diventerete mai con quelli. Attenti, pronti? Azione! Pronti, sì. Si gira. Avanti, signore. Mi era parso di udire la sua voce. Aspettate. Aspettate. Stop. Stop. Sì, attaccate. Ok, da capo. Mi era parso di udire la sua voce. Devo restituirgli l'anello. Ne avrò il coraggio. Bisogna. Lui deve seguire la sua strada. Io sono soltanto uno stato. Basta! Basta, basta, ma perché basta? Basta! Mandata, adesso che basta! Che cos'è questo? Finto! E questo? Finto! Sorrido!
finto, finto! Ho bisogno di battere adesso poi in fondo, perché io sono una grande attrice. Io vado alla Francesca dei Limi. Mandatelo via, datele quello che le spetta. No, 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 mi dispiace, datelo là, perché per me la tua recitazione era particolarmente felice. Voglio i danni morali. Ma sei fortunata tu, e ti paga subito. E noi dobbiamo continuare la pagliacciata. Come si vede che non siete artisti? Artisti, artisti. Sì, credi che mi darà anche gli straordinari. Cosa vuoi che sappia?